Il dolore è palpabile nel piccolo centro della Valle del Sagittario, comune di Bugnara, che è in ginocchio, letteralmente, nel vero senso della parola, assieme all'intero territorio peligno, per la morte del sindaco Giuseppe Lostracco, avvenuta intorno alle 9 di questa mattina nell'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Aveva 63 anni, lo scorso 19 settembre si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'aorta, intervento che apparentemente era riuscito. Poi il batterio killer, contratto verosimilmente sotto i ferri in sala operatoria, e da lì le sue condizioni di salute si sono man mano aggravate, una degenza che si è fatta sempre più difficile, fino a quando questa mattina il suo cuore purtroppo ha cessato di battere. Un fulmine a ciel sereno, una notizia devastante che ha travolto nel vero senso della parola Bugnara con la Valle Peligna, vista la solidarietà trasversale che è arrivata anche dai sindaci dei comuni limitrofi, non solo dalle associazioni e dalle istituzioni, ma anche dalla gente comune, perché era il sindaco che si spendeva la sua comunità, ma anche l'amico della gente della piazza, che con la sua presenza sapeva sempre risolvere anche e gestire le varie problematiche che poi si sono avvicendate. Basti pensare che dal 2010, da quando è stato eletto, ha dovuto fronteggiare prima il post-sisma e poi anche l'emergenza da Covid-19 con la gestione dei focolai che hanno coinvolto il paese. Certo è che dovrà essere fatta luce sulla morte, tant'è che su spinta e su richiesta dei familiari la Procura della Repubblica di Milano aperto un fascicolo sul caso, l'ipotesi di reato e di omicidio colposo. Si vuole accertare se la morte in qualche modo può essere riconducibile a un'eventuale imperizia sanitaria o una fatalità. Per questo il magistrato di turno acquisirà nelle prossime ore le cartelle cliniche per ricostruire tutte le fasi, tutti i passaggi della degenza, e nella giornata di lunedì si svolgerà l'esame autoptico che dovrà meglio chiarire anche le cause del decesso. Secondo l'articolo 53 del TUEL assume tutte le funzioni istituzionali il vice sindaco del paese Domenico Taglieri, che dovrà traghettare l'ente fino a nuove elezioni che si svolgeranno nella prima data utile, verosimilmente nella prossima primavera. Ovviamente a Bugnara non si parla d'altro, un silenzio spettrale, assordante, lutto cittadino dopo l'ordinanza firmata dal vice sindaco, ma sono state annullate anche tutte le manifestazioni natalizie. Il silenzio e il dolore la fanno da padrone, cominciano a rivivere anche i ricordi, i tanti progetti, iniziative che lo Stracco ha portato avanti, anche quelli che voleva portare a compimento. Ma è stato bravissimo, è stato eccezionale, è stato un amico, un fratello, era sempre, viveva sempre il momento. Ciò che gli rappresentavi diventava subito suo, e quindi rimane tanta amarezza, tanto dolore. Tanto dolore, esatto. Non è facile, davvero il dolore è palpabile. Il sindaco dal 2010, Lostracco, ha ricevuto all'epoca il testimone proprio da lei, quindi c'è stata una continuità amministrativa, un'amicizia umana e istituzionale che si è consolidata nel tempo. Chi meglio di lei conosce il percorso amministrativo di Lostracco? Quali sono stati i momenti più bui che avete dovuto, che Giuseppe ha affrontato in questi anni, dal post-sisma al Covid? Ce ne sono stati tanti. Abbiamo avuto dei momenti belli, di grosse soddisfazioni, abbiamo avuto anche dei momenti di grande difficoltà, dal sisma al periodo del Covid, in cui lui è stato anche un padre per questa comunità, perché si è messo completamente a disposizione e ha fatto, insomma, veramente la sua parte e il suo dovere. Ma poi Giuseppe era una persona apprezzata, stimata anche dagli altri sindaci, dai sindaci degli altri paesi, perché era una persona veramente, veramente disponibile, che dava il cuore non soltanto per i problemi di Bugnara, ma per i problemi della Valle Peligna, veramente.